does she do? Well, she helps me with my, with, well, she helps keep my life together, you know. And... Sta parlando della sua assistente che fa tante cose. Dipinge, dopo dipingi mentre, mentre lui... Dipingo Lindsay mentre danza. Mentre danza. Lindsay Kemp. Lindsay Kemp è un artista. Cioè, un artista che fa tante cose. Non dimenticare gli occhiali come hai dimenticato ieri da Bowie, eh. Don't forget... Because yesterday you forgot, tienli tu, perché yesterday you forgot in Bowie's dressing room. Wasn't that an excuse? Ah, era un'escusa. Ah, because when someone forgets something... I had to go back for more. Ah, devi andartene, ho capito. Senti, Lindsay, innanzitutto ha fatto questo quadro, amore, camp, eccetera. Questo quadro... che rimane qui e verrà messo all'asta sempre per i bambini di Galeata. Lui lo fa sempre con tutta... But did you paint with your fingers? I painted with my experience, which of course includes my fingers. Ha dipinto con la sua esperienza, incluse le sue dita. Come with me, please, okay. Lindsay. Allora, Lindsay Kemp, descrivere Lindsay Kemp. Who are you? Perché di lui si sanno tante, si imparano sempre di più cose. Ad esempio, ieri ho appreso che lui è nipote di Peter Sellers. I didn't know you was Peter Sellers' nephew. Oh, that's a new one. Questa è nuova. I think I'm a kind of a half nephew of Peter Sellers. I'm one of those nephews that was never mentioned. È uno dei nipoti che non è mai stato menzionato. Come with me, Lindsay. Not only, of course, am I a kind of a half nephew of Peter Sellers, but it also makes me a half nephew of, you know, the Swedish bombshell Britt Ekland. Sì, era nipote anche di Britt Ekland, che poi è stato la sposa. Ma, she's an aunt. I mean, I don't suppose you see much resemblance, but non c'è molta somiglianza, dice, ma è sua zia. Allora, ieri l'ho portato a rincontrare David Bowie dopo tantissimi anni. Questo qui è un momento in cui I wanna show a little moment in which allora, vediamo un attimo. Questo, this is Bowie, a little bit of Bowie, this one. This is Bowie, questo è Bowie che guarda la sua maschera, eccetera, ma è solo un momento. Non è questo che vi voglio mostrare, quindi vado avanti al volo. Perché dopo Lindsay è andato a rincontrare Bowie, perché con Bowie ha fatto cose nel passato, ma la cosa più bella di tutta questa storia è che lui veramente ama danzare in qualsiasi momento. Quindi qui stava, ecco, qui sta, lui sta danzando, ecco, c'è una il gruppo sta provando, credo Just Mamò, il gruppo supporto di Bowie, e lui lì danza, perché la danza per lui è tutto. Ma torna su di noi, Claudio. Ma the things I want to show you, la cosa che voglio mostrare è una cosa che lui ha portato, un David Bowie giovanissimo che era con lui. This is David Bowie 1969, Pierrot et les Turquoises, 1969 credo. Che cos'era questa cosa? Sorry. Which was this thing? Oh, this was a little film that we made for Scottish television. Yeah, in 1960. It was never shown. It was considered to be a bit too shocking for the period. Wonderful songs. It begins in silence. It was quite inspired by my current discovery at the time, which was John Cage. So besides Bowie's singing, it was John Cage silence. Allora, l'inizio inizia con John Cage, col silenzio di John Cage. Questo è Lindsay Kemp, è nel 1969, è un filmato fatto per la televisione scozzese, non è mai stato mostrato perché per allora è stato ritenuto troppo scioccante. Ed è Bowie che sta cantando, sentiamo un po'. We'll live within my castle with people that serve you. Happy at the sound of your voice. Maybe I'll slay a dragon for you, or banish wicked giants from the land. But you will find that nothing in my dream can hurt you. We will only love each other as forever when I live my dream. When I live my dream. Bowie, questo è David Bowie.
Experimenti a lot in dance, hai sperimentato molto nella danza, in music, in lights, nelle luci, perché lui fece uno spettacolo Flowers che è stato rivoluzionario, da Flowers sono copiato in tantissimi, from Flowers copied a lot of people in rock. You are a legend for these people. Why do you love so much dance? Perché ti piace così tanto la danza? For me the dance is the life. It's being loving totally. It's also playing. It's having fun. È la vita, è amare. The most joyful. È la gioia, è avere divertirsi. E it hurts a little, especially the morning after. But when didn't a good night out not hurt a little the morning after? Il mattino dopo dice ti è un po' ti ha colpito un po', però dice e Lindsay Kemp sta facendo. Simply dancing is living. Per lui danzare è vivere. E totally. And you are doing a show. Stai facendo uno show con altri ballerini, con molti altri ballerini. Look at this wonderful lineup. Yeah. Ah, non l'hai mai visto questo lineup? Ah, sì, è bellissimo. Laura Contradi, Yannick Bouquin, Anita Magiari, Carlos Acosta, Lindsay Kemp, Lisa Collum, Luciana Savignano, Maximiliano Guerra. It's really the best for me. It's a great joy to be back on the road with an all dancing program, a show which is dedicated to Gene Kelly. I think it's a show with some of the very best of dancers. È uno show dedicato a Gene Kelly, uno show di tutti i ballerini e questo show sarà il 12 febbraio a Torino al Teatro Alfieri on Monday. Yes, I think. I have to go and get ready in a minute. I'm in Torino on Monday. Are you going to be there? Yes. Ne approfitto per dirlo, mi dimenticavo, il 12 siamo a Torino con Gianni Morandi. We are in Torino siamo a Torino perché per parole e note facciamo un incontro al Piccolo Regio in cui facciamo vedere dei filmati che Gitti mi ha montato, ce li ho lì nella borsa e poi dopo insieme parliamo dell'importanza di questi film. Anzi, I can come to see you. Come and see me with your camera. Ah, with my camera. I see that our relationship can be more discreet. Poi dopo il 14 e 15 febbraio saranno a Milano al Teatro Smeraldo. Però la cosa più bella è questa, che ieri sera parlando, dopo che lui siamo andati lì da Bowie, lui ha detto domani voglio danzare, ma voglio danzare. Era indeciso, voleva danzare o la Carmen, che tu danzi la Carmen, qui una delle tue danze è la Carmen, e doveva venire Andrea Griminelli, ma Andrea Griminelli non sta molto bene, floto player, is not well, not yet. Sorry about that. Perché so wonderful. Hopefully the next lo so che è stato fantastico. Last time I was here, he was playing Carmen, and I thought, I should be. I didn't have my mantilla or my castanets the last time. Non c'avevi il tuo costume, lo so, perché ha già ballato la Carmen, e ha chiesto di ballare Parlami d'amore Mariù. Allora io ho chiesto. Tell me that. No, you ask it to dance. Parlami d'amore Mariù. Oh, what a lovely idea. Com'è? L'hai avuta te? Che bella idea. L'hai avuta te? You had this idea. It's a very lovely song and a very beautiful sentiment and we have a very beautiful orchestra. Allora, vieni. Come, Lindsay. Manrico Mologni ha fatto due versioni di Parlami d'amore Mariù e Lindsay ne ha scelta una, quindi adesso Manrico Mologni suona con tutto il gruppo. Maestro, it's a big pleasure. It's a pleasure for me. E adesso vediamo questa improvvisazione su Parlami d'amore Mariù. Parlami d'amore Mariù, Lindsay Kemp. E mentre lui danza, tu dipingi. Lei dipinge, ecco.